Il gol realizzato da Torregrossa con il Cittadella è stato il più votato del campionato di Serie B nella trasmissione Goal DJ su Sky Sport 1. Inoltre, la rete di Torregrossa ha chiuso il 2014 al settimo posto assoluto. Il programma unisce tifosi di calcio e appassionati di musica con la classifica dei 50 gol più belli segnati in Italia e in Europa nella stagione in corso dei massimi tornei europei, Serie A, Serie B, Liga, Bundesliga, Premier League e Champions League. Per quanto riguarda il calciomercato, tutto mercato web vorrebbe il difensore del Latina Almici pronto a lasciare i latinensi per approdare a Crotone durante questo mercato. Il terzino classe 93 è di proprietà dell'Atalanta. E oggi ufficialmente si ricomincia. L'ATA Hotel Executive di Milano è pronto ad accogliere sino ai primi di febbraio tutte le società di calcio pronte a vendere o comprare. Per molte, compreso il Crotone, sarà importante ritornare sul mercato. Rinforzare l'organico da mettere a disposizione di Mister Drago sarà il principale obiettivo del direttore Ursino e dell'amministratore delegato Gianni Vrenna, che seguiranno tutte le vicende in quel di Milano. Tra 12 giorni esatti si ricomincia e il Crotone deve puntare con decisione a risalire la classifica per una salvezza tranquilla. Nei giorni scorsi, presso la nuova sede del Club Velico di Crotone, è firmato un protocollo d'intesa tra lo stesso Club Velico e l'Ordine Provinciale dei Commercialisti. Sì, lo spirito della integrazione e della collaborazione con la città, secondo me, è decisivo e lo è sin dalle prime battute, sin dagli inizi. Noi abbiamo diversi accordi di collaborazione, no? Con Confindustria, con Confagricoltura, con il Gal Croton, con la Misericordia di Isola Caporizzuto, con l'Istituto Nautico di Crotone, con una serie di soggetti che forniscono al club competenze, professionalità, relazioni, no? Anche nel senso migliore del termine. In questo caso i commercialisti, perché quello che accadrà a cominciare dal 15 gennaio per finire il 22 di luglio del 2016, quindi 15 gennaio del 2015 per finire a luglio del 2016, avrà a che fare con l'economia e quindi i commercialisti sono, diciamo, certamente un interlocutore privilegiato per discutere di economia nel modo giusto e soprattutto per fare insieme le cose giuste. Si parte il 15 gennaio 2015 con... Si parte il 15 gennaio con un allenamento aperto ai velisti di tutta Italia, verranno soprattutto dal nord perché in questo momento sono fermi, avremo qui gli allenatori dei circoli di Trieste e di Riva del Garda che saranno a disposizione degli atleti che si stanno prenotando. Abbiamo già prenotazioni da Riva del Garda, da Imperia, da Palermo, attendiamo diversi altri regatanti e poi si andrà avanti. Questo accordo di collaborazione con il Circolo Velico è nato così in un incontro con Francesco Verdi, che è il presidente del Circolo, in due minuti, quindi siamo trovati qui praticamente a questa conferenza stampa, perché diciamo, l'ho detto prima, noi non siamo solo quelli del 740 o quelli che sanno fare i conti, noi siamo molto attenti a queste iniziative e sicuramente questa iniziativa internazionale che il prossimo anno, nel 2016, porterà circa 30.000 pernottamenti e non è di poco conto, io ho fatto una piccola ricerca e mi pare che ci sono 19.000 posti letto nella provincia, ma ne potrà soffrire non solo la città di Crotone, ma parlo anche di tutta la provincia, quindi le bellezze della provincia di Crotone, quindi mi riferisco alla Sila, mi riferisco alla Santa Severina, mi riferisco alle Castella, e quindi chiaramente è un dato che noi vogliamo, una cosa che vogliamo lanciare, cioè noi ci siamo, noi vogliamo tutelare la nostra economia, vogliamo che queste iniziative possano sensibilizzare, diciamo. Cosa potremmo fare per farlo capire questo? Allora, intanto noi oggi non abbiamo, come dire, la bacchetta magica in questo momento, perché con questa conferenza stampa risolveremo le sorti di questa, ma vogliamo dare un nostro contributo. Io penso che è un contributo ed è un invito che io poi oltretutto rivolgo a tutte le istituzioni, perché per dire intanto che noi ci siamo, l'Ordine dei Commercialisti è presente per tutelare le imprese che quotidianamente ci fanno lavorare, ci danno da vivere
E quindi questo è anche il messaggio che io voglio lanciare tramite questa bellissima iniziativa, che ringrazio ancora Francesco Verdi e il suo staff, che addirittura in Argentina sono andati a conquistarsi questa candidatura in concorrenza con Smirne, città turca.